Ed eccoci qui per speciale mondiali. Ci sente l'amico Giulio Sacco? Ciao a tutti, ciao. Ah, ecco, allora il trasferimento è avvenuto bene, fortunatamente, pensavo che... Ecco. Aveva un po' di patemi il ragazzo, Sì, sì, perché con la nuova console uno si deve sempre adattare. Quindi, come ho detto prima, Giulio, per queste prime quattro puntate ci sarà questa appendice speciale mondiali fino al 20 luglio, la settimana dopo la finale, con ospite te che conduci il programma Pit Stop, rubrica sportiva. Quindi, chi meglio di te per poterci informare sul mondiale? Grazie mille Nicolò. Beh, io direi subito di partire con l'esclusione dell'Italia, che è stata un po' la notizia clou per noi. Giustissimo. Che è stata tra l'altro anche abbastanza inaspettata, no? E la seconda consecutiva. Nel 2010 avevamo avuto la catastrofe sportiva con l'Ippi in Sudafrica, poi è arrivato Prandelli, ci ha portato al secondo posto all'Europeo, al terzo posto alla Confederation Cup, quindi in qualche modo il cammino sembrava positivo. Quindi ecco, abbastanza inaspettata questa esclusione, anche perché io non so te, però dopo la vittoria con l'Inghilterra non credo che qualcuno si aspettasse di uscire. No, assolutamente no. La prestazione con l'Inghilterra io direi che è stata molto positiva. Se vogliamo citare poi uno dei protagonisti sia dell'Inghilterra sia del mondiale, Mario Balotelli, ovviamente, per quello che poi ha fatto. Aveva fatto una buona prestazione anche lui, poi c'è stata la debacle con il Costa Rica. Esatto, però nonostante anche questa sconfitta con il Costa Rica, noi siamo arrivati all'ultima partita con l'Uruguay e avendo due risultati utili su tre, quindi comunque avevamo la possibilità di giocarcela, e invece tanta delusione. E a questo punto io credo che sarebbe anche assurdo appellarsi ai torti arbitrali, cioè tu lo sai, tu sei un arbitro, ma noi la vediamo in modo molto simile. Sì, purtroppo, sul calcio, purtroppo però gli italiani hanno dato, molti italiani hanno dato all'arbitro la colpa di aver perso la partita contro l'Uruguay, ma secondo me quello era un arancione, come si dice in gergo tecnico. Poteva starci benissimo il giallo, ma anche il rosso, dato che Marchisio ha fatto un brutto fallo sull'avversario. Comunque, certo, poi magari i torti ci sono stati, comunque c'è stata un po' di difformità di giudizio, nel senso che con Marchisio è stato un pochino più severo, il mosso di Suarez è stato completamente ignorato. Però tu lo sai bene, io la penso come te, le grandi squadre non si possono appellare ai torti arbitrali. Sì, bisogna vedere ovviamente la trave nel proprio occhio e non la pagliuzza nell'occhio dell'avversario, perché veramente contro l'Uruguay non abbiamo fatto una buona prestazione. Direi che abbiamo giocato per il pareggio, si è visto già dall'inizio. Poi non so come la pensi te. Sì, credo anch'io. E tra l'altro, ecco, non ci è venuto neanche bene Marchisio, tra l'altro quel fallo, no, che sì, è stato tanto contestato. Secondo me se lo poteva anche risparmiare. Assolutamente. Era a centrocampo. Due, aveva l'arbitro a un metro di distanza, quindi poteva anche fermarsi, ecco. Sì, poi non era un'azione in difesa che se l'Uruguay avesse preso palla fosse stata pericolosa, appunto era un'azione a centrocampo che non influiva per nulla su quello che sarebbe successo dopo. Certo, quindi io credo dimissioni veramente molto dignitose e giuste di Prandelli, perché è stato un po' un flop per l'Italia, ecco, questo mondiale, che è molto strano perché le piccole sono molto attrezzate dal punto di vista fisico, tante grandi hanno sofferto. Oltre all'Italia vorrei ricordare la Spagna, che è campione del mondo in carica ma anche bicampione d'Europa in carica, quindi veramente anche lì una debacle incredibile. Ma il Portogallo di Cristiano Ronaldo è uscita la Russia di Fabio Capello, quindi veramente un mondiale stranissimo in cui tante grandi hanno pagato già nella fase a gironi in qualche modo. Comunque, eliminazione dell'Italia, dal tuo punto di vista, meritata? Beh, per come abbiamo giocato a questo punto sì, direi, ed è un peccato, perché poteva andare molto meglio, per come si erano messe le cose con la prima vittoria, sarebbe potuto andare molto molto meglio. Perfetto. Giusta la squalifica a Luis Suarez dell'Uruguay? Ecco, su questo io sono... non d'accordo, ma di più, perché giusto, il morso a Chiellini gli ha fatto ricevere una squalifica di 9 giornate con la nazionale, quindi lui è già tornato a casa. Ma vorrei anche sottolineare i 4 mesi di squalifica per le squadre di club, e secondo me è giustissimo. Perché? Perché in Uruguay sì, hanno detto che è stata una sanzione eccessiva, troppo dura,
Però io non sono d'accordo, cioè Suarez è recidivo, io ricordo che già con il Liverpool aveva morso un giocatore, quindi è giusto questa sorta di daspo, perché in questi 4 mesi lui non solo non potrà giocare in campionato, ma non si potrà avvicinare proprio a, come spettatore, alle manifestazioni sportive. Quindi sì, poi io ripeto, io credo che... se un, avevo detto ieri a degli amici che se uno fa questa cosa ed è recidivo, è proprio un problema della persona che va affrontato e curato, perché non è possibile che tu ogni tot mesi mordi un avversario, se vuol dire che c'è qualche problema nella psiche. Qualcuno ha citato Freud addirittura, Pistocchi ha citato Freud. Sì, io sono d'accordo da questo punto di vista, nel senso che l'idea è che non puoi andare in giro a mordere la gente con quei dentoni da roditore, nel senso dovresti anche fermarti, perché i calciatori guadagnano anche molti milioni, ma hanno una visibilità enorme. Finché si danno segnali importanti, ci saranno sempre questi giocatori un po' scorretti che trasformano il calcio, che in teoria dovrebbe sempre essere un gioco, invece lo trasformano in qualcosa di diseducativo anche per tutti i giovani che lo guardano. Sì, giustissimo. Questi campioni, appunto, come dici te, grandi campioni a livello internazionale, devono dare gli esempi anche a quelli del settore giovanile, che devono diventare i campioni del futuro anche dal punto di vista della correttezza. E un'ultima cosa per concludere: fenomeno Balotelli e i senatori, quali colpe ha Balotelli secondo te, se realmente è proprio lui ad averci fatto perdere questo mondiale? Vedi il gol non segnato con la Costa Rica. Beh, dare le colpe ad un unico giocatore è sempre sbagliato quando si esce, no? Perché noi tendiamo sempre a fare lo scaricabarile, invece non si può fare così. In qualche modo ognuno si deve prendere le sue responsabilità. Balotelli lo conosciamo, è sempre stato un po' un carattere particolare, ma questo da sempre. Lui sta lì sperando che si inventi qualche magia. Purtroppo a volte gli capita, a volte no, quindi prestazione orribile di Balotelli. Magari sarebbe stato meglio portare Giuseppe Rossi, sì, da affiancare sempre a Mario, però io dare tutte le colpe a Balotelli mi sembra una cosa un po' ingiusta. Se l'Italia ha resistito è grazie ai senatori? Una bella domanda. Sicuramente Pirlo io credo sia stato uno dei migliori, anche Buffon è stato bravo. Comunque i senatori hanno anche un'altra grande qualità, quella di saper fare gruppo. Balotelli per esempio non è uno di quelli, giusto, che fa gruppo, però ecco, in generale è stata un po' una sconfitta di tutti. Quando ci sono sport di squadra si vince tutti assieme e si perde tutti assieme, quindi a questo punto non ci resta che guardare al futuro e sperare che questo fine di mondiale sia interessante per tutti. Perfetto. Previsioni sugli ottavi di questa sera? Questa sera giocherà alle 18, tra poco, sì, Brasile-Cile, e alle 22 Colombia-Uruguay. Beh, io non credo che sarà una passeggiata per il Brasile. In generale, se dovessi fare due nomi di pronostico in generale per il mondiale, io direi la Germania, perché sta sfruttando un buon lavoro che ha fatto Guardiola al Bayern Monaco, e l'Argentina, perché ha due santi dalla sua parte. Uno è Lionel Messi, che se continua così rischia seriamente di vincersi anche il quinto pallone d'oro, e glielo auguriamo sicuramente. Il secondo santo invece l'aureola ce l'ha per davvero, ed è Papa Francesco, che ha detto più volte, no, di essere il papa di tutti, di essere neutrale, e noi gli crediamo. Però io e tante altre persone credo sarebbero contente di vedere un'Argentina sul tetto del mondo e un Papa Francesco felice. Perfetto. Concludiamo qui quindi ringraziando ancora l'amico Giulio Sacco questa prima puntata di questo breve speciale mondiali, appendice di speciale, dicendo che non so se la conosci la sigla, sia di apertura sia di chiusura, è Stadium di Oscar Prudente, per molti anni sigla di Domenica Sprint su Rai 2. Quindi saluto l'amico Giulio Sacco ringraziandolo e dandogli appuntamento a sabato prossimo, augurando buona vita anche a lui e soprattutto un buon sabato sera, Giulio. Grazie mille. Grazie a te Nicolò. A proposito di sabato sera, vi invito se volete a venire su a Colle Scipoli, perché c'è il Jesuit Festival, è una bella giornata, il tempo è bello, il paesino è stato tutto agghindato a dovere, quindi se ne avete la possibilità, musica buona e una bella aria paesana. Ottimo, quindi tutti al Jazz It Festival di Colle Scipoli. Ciao Giulio, buona serata, sabato prossimo.
Ciao Nicolò, ciao a tutti. Ciao. Bene, concludiamo qui questa brevissima puntata di Speciale Mondiale 2014, ringraziando ancora i nostri radioascoltatori. L'appuntamento per Speciale e Speciale Mondiali a sabato prossimo. Buona vita a tutti, Oscar Prudente, sigla. Avete ascoltato Speciale Mondiali 2014, rubrica d'approfondimento sul Mondiale 2014 FIFA in Brasile, condotta da Nicolò Sperandei, con la partecipazione di Giulio Sacco, conduttore del programma Pit Stop.